Mi dispiace, ma io non voglio fare l'imperatore. Non è il mio mestiere. Non voglio governare né conquistare nessuno. Vorrei aiutare tutti, se possibile. Ebrei, ariani, uomini neri e bianchi. Tutti noi esseri umani dovremmo aiutarci sempre. Dovremmo godere della felicità del prossimo. Non odiarci e disprezzarci l'uno l'altro. In questo mondo c'è posto per tutti. La natura è ricca e sufficiente. Per tutti noi. La vita può essere felice e magnifica, ma noi l'abbiamo dimenticato. L'avidità ha avvelenato i nostri cuori, ha precipitato il mondo nell'odio, ci ha condotti a passo d'oca verso le cose più ambienti. Abbiamo i mezzi per spaziare, ma ci siamo chiusi in noi stessi. La macchina dell'abbondanza ci ha dato povertà, la scienza ci ha trasformato in cinici, l'abilità ci ha resi duri. Che macchinari ci serve umanità, più che abilità ci serve bontà e gentilezza. Senza queste qualità la vita è violenza e tutto è perduto. L'aviazione e la radio hanno avvicinato la gente. La natura stessa di queste invenzioni reclama la bontà dell'uomo, reclama la fratellanza universale. L'unione dell'umanità, persino ora, la mia voce raggiunge milioni di persone nel mondo. Milioni di uomini, donne, bambini disperati, vittime di un sistema che impone agli uomini di torturare e imprigionare gente innocente. A coloro che mi odiano, io dico, non disperate. L'avidità che ci comanda è soltanto un male passeggero, come la pochezza di uomini che temono le meraviglie del progresso umano. L'odio degli uomini scompare insieme ai dittatori. Il potere che hanno tolto al popolo ritornerà al popolo. E qualsiasi mezzo usi, la libertà non può essere soppressa. Soldati, non cedete a dei bruti, uomini che vi disprezzano, vi sfruttano, che vi limitano, uomini che vi dicono cose da dire, cosa fare, cosa pensare e cosa dire, che vi regimentano, vi condizionano, vi trattano come bestie. Voi consegnate a questa gente senza un'anima, uomini macchina con macchina al posto del cervello e del cuore. Ma voi non siete macchine, voi non siete bestie, siete uomini! Voi avete l'amore dell'umanità nel cuore, voi non odiate coloro che odiano solo quelli che non hanno l'amore altrui. Soldati, non difendete la schiavitù, ma la libertà. Ricordate che il Vangelo di San Luca è scritto e il regno di Dio è nel cuore dell'uomo, non solo di un uomo, di un gruppo di uomini. Ma di tutti gli uomini. Voi il popolo, avete la forza di creare le macchine, la forza di creare la felicità. Voi il popolo avete la forza di fare che la vita sia bella e libera, di fare a questa vita una splendida avventura. Quindi, in nome della democrazia, usiamo questa forza. Uniamoci tutti, combattiamo tutti per un mondo nuovo, che sia migliore, che dia a tutti gli uomini un lavoro ai giovani, un futuro ai vecchi. E la sicurezza. Promettendovi queste cose, degli bruti sono andati al potere. Mentivano. Non hanno mantenuto delle promesse e mai lo faranno. I dittatori forse sono liberi perché sono schiavi del popolo. E allora combattiamo per mantenere quelle promesse. Combattiamo per liberare il mondo, eliminando confini e le barriere, eliminando l'avidità, l'odio e l'intolleranza. Combattiamo per un mondo ragionevole, un mondo in cui la scienza ed il progresso diano a tutti gli uomini il benessere. Diamo la libertà al popolo. Soldati, nel nome della democrazia, siate tutti uniti! Grazie.